Allora, ciao da Inchuan. Fare un video introduttivo su questa serie di video che andrò a fare del mio viaggio in Cina. Voglio spiegare prima di tutto perché Inchuan e un po' parlare di questa città. Allora, perché vado a Inchuan? Ho vissuto 2 mesi nel 2016, ottobre a dicembre del 2016 per lavoro. Ho fatto una breve esperienza di lavoro in un hotel. Mi mancava un po', insomma, e ci ho vissuto 2 mesi, ma non l'ho mai vissuta veramente, perché ogni giorno andavo al lavoro, nelle uniche giornate libere dormivo e i colleghi mi portavano a spasso, ma decidevano loro dove andare, si prendevano cura di me in questo modo, diciamo. Vabbè, non avevo molta libertà nel decidere dove andare, diciamo così, e la voglio vivere da turista. Per questo ci sono tornato. E Inchuan è la capitale di una provincia che si chiama Ningxia, che sta confina con la Mongolia interna, sta nel nord, centro-nord della Cina. È influenzata molto dagli Hui, è una etnia islamica, sono cinesi, geneticamente sono molto simili ai cinesi, però di religione musulmana. Infatti, da quel che sapevo io, quasi il 20% della popolazione era di questa etnia. E è influenzato molto la città perché ci sono molti caratteri arabi, alcune moschee di cui mostrerò durante i video, non voglio spoilerare niente. Nel cibo molto, proprio per rispetto, chiamiamolo così, per la religione, la cultura islamica. Prevalentemente trovi carne di agnello e di manzo per ovviare all'assenza del maiale. Quindi, in poche parole, per questo ho deciso di tornare a Inchuan. Farò 2 giorni a Inchuan, 2 giorni a Lanzhou, 2 giorni a Xining, sono capitali delle province limitrofe, centro-ovest della Cina. E poi tornerò per altri 4 giorni a Inchuan, da dove prenderò l'aereo. E niente, questo per spiegare un po' il perché di questo viaggio. Spero di essere stato un minimo chiaro. E a presto.